Come ha saputo la notizia lei del naufragio? Per quanto riguarda l'informazione che la nave aveva subito qualche cosa di grave, c'è stata una telefonata di una mia parrocchiana che mi ha chiamato verso le 11:30 e mi ha detto che la nave che noi avevamo visto un'ora prima era ancora lì e che era in una situazione preoccupante. Però ho aperto la finestra e me ne sono accorto. E quindi abbiamo capito, io non avevo idea di che cosa fosse una nave così da crociera, e allora siccome ero ancora al telefono con questa signora e lei mi ha detto che c'erano su 4.200 persone, e allora abbiamo detto qui bisogna fare qualcosa, e gli unici spazi sono gli spazi grossi, e tra gli spazi grossi il primo subito di fronte è la chiesa, per cui non c'è problema, si apre la chiesa e basta. Solo che la chiesa è la chiesa e basta, nel senso che non è che ho la chiesa, i letti, le coperte, i divani e i vestiti, la chiesa è uno spazio, ecco, però insomma almeno come primo impatto non è servito. E poi dopo c'è stata un'organizzazione più funzionale, ecco, hanno cominciato a distinguere le fasce d'età, i bisogni. Quelli che sono rimasti in chiesa hanno avuto del pane, delle robe calde da bere, l'acqua. Le coperte sono andate via subito, quelle poche che c'erano, perché per primo sono arrivati i bambini, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è coprire i bambini e le mamme. E poi piano piano, ma poi dopo non c'era più niente, quindi c'era solo quello che la gente del Giglio che portava dalle case, dai negozi, quello che era rimasto. C'erano i panettoni che erano rimasti di Natale, abbiamo mangiato i panettoni, le caramelle, quelle cose che si cercava di dare per sdrammatizzare un po' la situazione, perché insomma c'era un clima piuttosto cupo, ecco, naturalmente, inevitabilmente. Adesso ci sono i soccorsi, c'è l'emergenza soccorsi di quelli dispersi, e c'è l'emergenza della nave che o sprofonda o perde il gasolio. Queste sono le tre cose: i dispersi, il gasolio e la nave che sprofonda, o che potrebbe sprofondare. Lei ha speranza che non sia. Cosa le devo dire? Se vuole la risposta della ragione, no. Se vuole la risposta della fede, sì. I miracoli esistono. Il guaio più grave dell'isola sarebbe il guaio dal punto di vista sia naturalistico che economico. Perché l'isola dipende, cioè l'economia dell'isola dipende dal turismo, esclusivamente dal turismo. Quindi tutto quello che potrebbe danneggiare il turismo affossa l'isola e la popolazione dell'isola. Tutto quello che era nelle giacenze della gente, e io come gente, non come parrocchia, perché come parrocchia non è che ci sono chiesti questi, ma come persona, sì, quello che c'era negli armadi, ecco, quello di coperte, così qualche maglione, quello. E la gente so che ha fatto altrettanto. Soddisfatto? Certo. Orgoglioso, ma non c'era bisogno del mio timbro, ecco. Cosa si potrebbe fare di più, se sarebbe potuto fare di più, secondo me? Col senno del poi, materialmente nulla. Cioè, quello che si poteva fare sull'isola è stato fatto. Forse quello che si poteva fare era informare la gente. La gente che era in chiesa e che passava dalla chiesa, che magari stava per qualche tempo in chiesa, aveva bisogno e non aveva di sapere dove era, dove andava, cosa doveva fare, chi si sarebbe preoccupato di loro. A queste domande non c'è mai stata risposta, né da parte del turista, del viaggiatore, né da parte nostra che ce la parlavamo di noi, perché poi le domande le facevano noi. E noi non sapevamo cosa rispondere, tra l'altro le facevano nelle lingue più diverse. E quindi era un problema anche quello. Ma neanche adesso c'è? Ma non lo so, perché adesso io non c'entro più niente, io ormai la chiesa
non ha più la chiesa come luogo, inteso come luogo, conserva solo la memoria di quella notte. Tra l'altro oggi è una settimana e abbiamo, adesso sarei, è la prima volta che viene, sì, insomma, ha visto la chiesa, che c'è, sono in chiesa, ci sono i segni, ecco, ci sono questi segni, ecco, la chiesa conserverà queste tracce, ecco. Ma soprattutto saranno le tracce che conserverà la gente nel cuore. Io sono sicuro che i gigliesi non avranno bisogno di vedere quei salvagenti per ricordarsi che cosa hanno fatto e che cosa è successo quella notte. Però, insomma, ecco, quella chiesa, oltre che le immagini sacre, avrà anche delle immagini sacre, laicamente sacre.